Bentrovati Davide il Critico. Bologna-Monaco 2-3. Perdiamo. Perdiamo questa amichevole. Ma non perdiamo la testa. Ci sono dei ragionamenti da fare? Sì, sicuramente. Però cerchiamo di analizzare il tutto con calma. Con calma. Il Bologna inizia con una formazione, diciamo, titolare. Però va analizzata anche questa formazione titolare, perché noi partiamo con Fizia e Raimondo esterni di attacco. Arnautovic con la maglietta numero 10. Scrivetemi nei commenti se vi piace o meno. A me Arnautovic con 10 piace tantissimo. Centrocampo, Ferguson, Dominguez e Schouten, uno dei centrocampi più forti della Serie A in questo momento, a mio avviso. Dietro, terzino De Silvestri, terzino Sosa, centrale Benchema, Lukumi, in porta Skurupski. Voi già avete capito che come formazione iniziale è una formazione con delle problematiche. Ti manca un terzino sinistro. È inutile negarlo, ragazzi. Se gioca Sosa, terzino sinistro, ti manca quella pedina. Come riserve di Barro e Orsolini, ad oggi il Bologna ha Raimondo e Fizia, che oggi hanno fatto una bella partita, hanno fatto una signora partita. Raimondo trova il gol, ma non possono essere sufficienti per riuscire a raggiungere nuovamente, perlomeno, la posizione di classifica dell'anno scorso. Tu ad oggi hai assolutamente bisogno di pedine. Assolutamente. Poi, fin della partita, primo tempo lo concludi 2-0, perché a mio avviso quello in panchina ha delle tattiche che ti fanno uscire sempre bene, sia a palla al piede sia a lancio lungo su Arnautovic. Il Bologna del primo tempo gioca veramente bene. Il Bologna del primo tempo è ordinato sia con la palla sia senza palla. Il Bologna del primo tempo prende un palo con Arnautovic. Il Bologna del primo tempo finisce 2-0. Il Bologna del primo tempo non va mai in affanno e non rischia mai di subire gol. E la palla la tiene sempre lui. Quindi il Bologna con la formazione titolare, o meglio, con la miglior formazione che ad oggi Thiago Motta può proporre, gioca bene, fa divertire ed esprime un calcio veramente molto interessante e di qualità, pur avendo limiti tecnici e pedine mancanti. Nel secondo tempo prendi tre gol, ragazzi, metti su le riserve, calcolando che in campo c'erano già delle riserve o dei giocatori adattati, prendi tre gol. Se vogliamo analizzare il risultato, prendiamo il risultato, però ad oggi il risultato è la cosa meno importante che puoi osservare da un amichevole. Quello che osservo io e che spaventa me è l'assenza di giocatori chiave, perché veramente abbiamo un ruolo scoperto. Sosa, terzino, oggi ha anche fatto una buona partita, una signora partita, ma non è il suo lavoro. Non è il suo lavoro. Davanti, Fizia, Raimondo, è andato tutto. Io gli auguro di avere tanto spazio. Ma sono anche consapevole che se questo tanto spazio gli arriva dal Bologna di quest'anno, che deve quantomeno o riconfermarsi o cercare di fare un gradino in più, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va assolutamente. Quindi io spero che il Bologna, Sartori, di cui ho massima stima e fiducia, faccia il prima possibile per regalare a Thiago quelle pedine che servono, perché Thiago Motta è un allenatore su cui io veramente punterei, perché anche oggi, anche col Palermo, ho visto un Bologna che nei primi tempi, ovvero quando la formazione titolare era presente, o meglio, la miglior formazione proponibile era lucida e iniziava tutto insieme, il Bologna è un bel vedere. Il Bologna è un bel vedere. Per me è un bel vedere. Quindi perdiamo, non mi interessa il risultato, non me ne frega niente di aver preso tre gol. Ho preso un gol perché Golovin non è stato marcato bene da Corazza, ho preso un secondo gol che avevo Stivanello, Bonifazi, Mazia, il nuovo arrivato aggregato alla squadra, avevo Urbanski,
Non mi interessa, non mi interessa. La cosa che mi spaventa di più è che ad oggi mi mancano queste pedine. E la cosa che mi spaventa ancora di più è che se domani, come dovrebbe, perdi Dominguez, un giocatore come il Dominguez di oggi va rimpiazzato. Perché come vi ho detto prima, questo è il migliore, è uno dei migliori centrocampi della Serie A. Perché Schouten ha una lucidità incredibile in questo momento. Dominguez corre dietro a tutti e quando ha la palla ha anche i piedi. Quando c'è l'occasione, oppure da metterci un pochino di più, lui si lancia in scivolata salvando un gol nel secondo tempo. E poi hai Ferguson. Hai un giocatore strepitoso, un giocatore che vede la porta, un giocatore che va a contrasto, un giocatore che vince il contrasto. E dovesse essere stanco uno di questi tre, hai un Moro pronto, prontissimo a prendere il loro posto. Quindi questo è un centrocampo formidabile. Se però togli Dominguez, perdi una pedina chiave di tutto questo scacchiere. Quindi sono un po' le due cose che mi preoccupano, ovvero riuscire a coprire delle caselle come il terzino e almeno le due riserve di Barro e Orsolini, visto che i giocatori migliori di Barro non credo il Bologna riuscirà a tirar fuori, a meno che Bernardeschi veramente non riesca ad essere un obiettivo e a raggiungere Bologna, però la cosa che ad oggi va valutata veramente è questo Dominguez, è una perdita importante, è una perdita che sarà molto molto importante. Del risultato, ripeto, mi interessa il giusto. Molto bene quelli che hanno giocato, bene Arnautovic che ha preso un palo, bene anche per gli schemi, ha corso dietro tutti, quindi ottima prestazione del 10 del Bologna, buonissima prestazione di Ferguson, l'ho già detto, di Schouten, di Dominguez, buonissima prestazione di De Silvestri, ha corso tutto il primo tempo, non mi aspettavo di vedere un giocatore così in forma da subito, dopo anche i tanti acciacchi dell'anno scorso, invece De Silvestri oggi determinante, veramente prezioso. Quindi prendiamo questa sconfitta, analizziamo e consideriamo un Bologna che gioca bene a calcio, che ha delle idee e che ha il futuro tra le mani. Però guardiamo anche il lato negativo, ti mancano delle pedine chiave e ne stai per perdere una ancora più chiave. Quindi va valutato tutto. Intanto grazie ragazzi, perché oggi live siete stati tantissimi, ma non tanti, tantissimissimi, ma non tantissimi, tantissimissimissimissimi, ci siamo divertiti insieme, non avrei mai pensato di fare una live di un amichevole come Bologna-Monaco, superare le 150 persone in live, non ci avrei mai pensato, sono contento, da un lato perché vuol dire che un po' vi faccio divertire, dall'altro perché capisco che in questa città c'era una grande voglia di Bologna e tutte le volte che vi vedo in così tanti capisco quanto questa città ami la propria squadra. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video ed andare su Instagram e seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna sempre, carichi e lucidi nell'analizzare questo risultato. Servono dei rinforzi? Sì, ma il Bologna ha un'identità.